E vogliamo continuare a parlare di comunicazione in questa mattinata, passando, Passando, potremmo potremmo dire, dire. dalla piattaforma web alla carta stampata, perché vi voglio presentare il nuovo libro di Fra Emiliano Antenucci e di Roberto Italo Zanini, collega giornalista di Avvenire, dal titolo Più fede, più umanità. E stamattina con noi è in collegamento Skype proprio Fra Emiliano Antenucci. Buongiorno e bentrovato, pace e bene Fra Emiliano. Buongiorno, pace bene. Grazie, grazie per essere con noi. Allora, parlando di queste pagine, Fra Emiliano, vogliamo parlare, prendendo spunto anche da quelle che all'inizio del libro vengono chiamate avvertenze, ecco, quasi una sorta di bussola per entrare all'interno di questo volumetto, di spiritualità per raccontare della carne e della carne per dire della spiritualità piena. Ecco, ti chiederei subito qual è il filo conduttore di questo lavoro? Ma innanzitutto è l'amicizia con Roberto Zanini e anche una riflessione su come oggi possiamo vivere la fede. Ecco, la fede significa abbandonarsi, fidarsi del Signore, diverso dal devozionismo. Il devozionismo, ecco, la religiosità non ci cambia, anzi qualcuno pregava: Signore, liberami dalla religiosità e dammi la fede. Questo potrebbe essere il sottotitolo di questo libro. E allora, Fra Emiliano, sono tanti, potremmo dire, i protagonisti di questo libro. Io leggendolo ho notato non solo figure, ecco, anche calate nella storia, alcune figure di spiritualità, di mistica molto importanti, tra le quali anche appunto Padre Pio da Pietrelcina, ma fede e preghiera quasi potremmo dire sono le protagoniste indiscusse, le due colonne che reggono tutto il lavoro. C'è un'espressione molto bella, mi è piaciuta molto, quando parlando proprio di fede e di preghiera, voi dite mani giunte, mani sporche. Ecco, ti chiederei di chiarire il perché di queste espressioni che vedono appunto la fede e potremmo dire anche la carità operosa. Ma questo è innanzitutto il mio programma di vita e dietro c'è anche un progetto nel Signore, nel senso che mani giunte e mani sporche, che significa? Mani giunte nel silenzio, nella preghiera autentica, perché pregare non è dire preghiere, quello non è recitare, ma è stare alla presenza di colui che ti vuole bene. Padre Pio diceva che pregare è aprire il cuore di Dio. Anzi, c'è un biografo di Padre Pio che scrive quasi che Padre Pio ha sfiancato Dio per le troppe preghiere, quindi Dio che è padre ma ha un cuore di madre, ha donato le grazie a questo grande santo che io sono profondamente legato. Ho scritto pure un libro insieme al vostro Certo. direttore, Lettera ai Il direttore è sacerdoti. appena andato via, era dietro le quinte, ecco, te lo voglio dire perché è Quindi appena passato. Eccolo Stefano, buongiorno. Facciamo tutto in buongiorno. diretta, Fra Emiliano, così siamo anche più reattivi. Dicevamo dunque di questa espressione, appunto, di queste mani sporche che vogliono rimandare anche alla carità operosa, ecco, perché la fede appunto non è solamente il pregare, ma è anche poi sporcarsi le mani. Mani sporche proprio nella carità concreta, nell'aiuto degli altri, nel dedicare il tempo agli altri. Quindi mani giunte e mani sporche, sottotitolo Un cristianesimo senza chiacchiere. Perché nella vita contano i fatti, quindi ci vuole una grande preghiera e anche una grande carità. Tutti i santi hanno avuto questi due polmoni, come il Padre Pio, i gruppi di preghiera e la casa sollievo della sofferenza, quindi i due polmoni dei santi, ma anche di noi cristiani. Fra Emiliano, voi utilizzate anche un'espressione che viene, ecco, presa dalle parole di Papa Francesco, quando il Papa appunto dice che i tanti muri che purtroppo sorgono difficilmente, ecco, in qualche maniera riescono poi ad essere produttivi per il cammino dei cristiani. Voi dite l'amore crea i muri dividono. Ecco, parecchie sono le situazioni che voi descrivete in Più fede, più umanità, che possono appunto creare dei muri. E la situazione più difficile, potremmo dire così, è quella che riguarda la famiglia, quando all'interno della famiglia poi vengono eretti questi muri che sono difficili poi da abbattere tra i componenti. Io ti chiederei perché è importante far sì che questi muri vengano meno in famiglia e perché anche nel mondo è importante che vengano appianate, ecco, tutte queste alture che vengono create dagli uomini.
Io mi ricordo in un monastero c'era scritto: i muri sono nella mente, quindi i muri sono nella nostra mente, sono il muro del pregiudizio, il muro del giudizio, il muro dell'odio, e stiamo vedendo cosa sta succedendo nel mondo. Invece, come spesso il Papa ha detto in tanti discorsi, noi dobbiamo creare un ponte. D'altronde la vita è l'arte dell'incontro e è un creare continuamente ponti. Perché questo ponte possiamo passeggiarci insieme. Quindi quando noi per strada, on the road, incontriamo le persone, non tanto le andiamo a aiutare, ma ci lasciamo anche aiutare. Quindi creare questi ponti, queste relazioni e non dei muri, perché i muri sono dei pregiudizi, dei giudizi e dividono, diciamo, ci dividono dagli altri e anche da Dio. Fra Emiliano, tu sei un grande profeta del silenzio, ne abbiamo parlato tante volte anche qui su Padre Pio TV perché ecco, sei custode anche di un luogo che del silenzio ne fa la propria ragion d'essere. Ecco, tu nel libro definisci il silenzio il luogo del tutto, perché voglio prendere un'espressione, in questa società confusa, rumorosa, divisa, babelica, il silenzio assume proprio un significato di rinascita. Ecco, cosa vuol dire? Il silenzio, luogo del tutto. Ma innanzitutto, secondo me, il silenzio è la vera riforma e anche la vera rivoluzione della Chiesa. C'è un silenzio interiore e dovremmo favorire questo. Ecco, io faccio parte anche della rete del silenzio, siamo degli esperti italiani. Abbiamo presentato anche un documento al Sinodo dei Vescovi per far sì che ci sia più meditazione, più silenzio interiore anche nelle comunità e nelle parrocchie. Quindi è importante il silenzio per ascoltare il Signore. E poi anche un silenzio interiore che ci preserva da quello che dice spesso il Papa, dal chiacchiericcio, dallo sparlare, dalle chiacchiere inutili. Quindi bisogna essere esperti di silenzio, che la Vergine Silenzio la facciamo la padrona dei giornalisti, esperto delle parole, È perché vero. solo dal silenzio possono nascere delle parole vere, autentiche e sincere per gli altri. Infatti prima con Vincenzo Corrado della Conferenza Episcopale Italiana abbiamo voluto parlare proprio di questa importanza della comunicazione che non deve essere, ecco, ridotta a semplici parole messe in fila l'una dietro l'altra, ma che devono essere davvero parole pensate e meditate. Ci farebbe bene un po' di silenzio, ecco, lo dico anche Diciamo come che autocritica, assolutamente. silenzio è la parola fondamentale, essenziale, ed è il grembo della parola di Dio e di tutte le parole. Dal silenzio poi nasce la musica, l'arte, la letteratura. L'ultimo film di Fellini: se ci fosse nel mondo un po' di silenzio, capiremmo molte più cose. L'ultima domanda fra Emiliano prima di lasciarci, ecco, tu parli nel libro di una chiesa del volto, ma parli anche di pace e la paragoni alla spazzatura, ecco, vorrei che ci riassumessi un po' queste espressioni che ci aiutano a capire poi quello che è anche il senso definitivo di più fede e più umanità. Noi definiamo lo scarto, è più una qualcosa mentale, e noi viviamo, come dice spesso il Papa, nella cultura dello scarto. Ad esempio, il cibo. Noi buttiamo tanto cibo, c'è tutta una cucina addirittura del riuso chiamato, si riutilizza, che era la cucina delle nostre nonne. Quindi noi abbiamo questo pregiudizio verso lo scarto, ma alle volte io ho visto, ad esempio, delle persone che grazie allo scarto ne trasformano. Quindi imparare a togliere la pietra scartata è diventata testata d'angolo. Alle volte proprio quello che è lo scarto nel mondo diventa la cosa fondamentale. Quindi l'idea di spazzatura è un'idea nostra, questa diciamo in maniera positiva. E poi c'è tutta la spazzatura mentale, quindi è importante che noi facciamo una pulizia del cuore e della mente, e c'è tutta la spazzatura poi gestita, verde, gestita dalle mafie, quindi non si fanno più stragi, ma si usa questa spazzatura. Quindi questo capitolo abbiamo riflettuto su tante cose. Dicevamo della Chiesa del Volto per chiudere allora, Fra Emiliano. Importante perché nel volto ogni persona è immagine e somiglianza di Dio. Quindi quando noi sparliamo oppure giudichiamo una persona, sporchiamo
il volto di Dio nell'altro. E nel volto c'è la storia, negli occhi che sono lo specchio dell'anima, c'è la storia di tutta una persona. Quindi è importante guardare le persone negli occhi, guardare le persone nel volto, perché in quel volto c'è il riflesso del volto di Dio sofferente e risorto. E allora io voglio chiudere con la frase della quarta di copertina: se nel nostro cuore alberga il regno di Dio, ma nelle azioni pubbliche non ci lasciamo pervadere dalla sua luce e irrorare dalla sua acqua, anche la nostra felicità privata finisce per sbiadire e inaridire. Ecco, abbiamo voluto presentarvi questa mattina con Fra Emiliano Antenucci, Più fede, più umanità, una delle ultime fatiche editoriali del nostro caro amico Fra Emiliano. Grazie per essere stato con noi. Grazie, pace e bene.